Liberi Nizza 2019, ai nostri microfoni abbiamo il piacere e l'onore di avere Cinzia Tani. Descrivere la sua carriera è quasi impossibile perché è costellata veramente di tantissime esperienze che vanno dal giornalismo alla televisione passando per la radio. Quest'oggi a Liberi Nizza ci presenta un volume che fa parte di una trilogia, ma adesso spieghiamo bene cosa vuol dire, che è Donne di Spade. Un'indagine la sua sul femminile che parte da lontano. Come mai nasce questa passione per la figura della donna? Perché è stata dimenticata, perché basta ricordarsi gli studi di storia, quante donne emergono dai libri che ci hanno fatto studiare, pochissime. Quindi io in molti libri sono andata a ricercare proprio quelli storici, le donne vere, oppure nei libri in cui i personaggi sono miei ci sono delle donne particolari, delle donne coraggiose, delle donne anche che sbagliano, fanno errori, sono passionali, ma sono donne vere. Ecco, invece in riferimento all'indagine storica, che differenza c'è fra le figure femminili di oggi e quelle di un tempo? C'è poi tutto questo divario? Allora, diciamo che sono diverse le società, quindi le donne di un tempo non avevano la possibilità di scegliere, di poter affermarsi magari in un campo artistico, di poter affermarsi anche nella famiglia scegliendo loro l'uomo che volevano sposare, perché molto spesso erano costrette dai genitori, oppure se erano delle donne importanti come gli Asburgo, eccetera, donne figlie di re e regine, dovevano andare in sposa a qualcuno che avrebbe dato in cambio qualche altra cosa ai loro genitori. Ma a parte questo, le donne erano le stesse, perché le donne che io faccio uscire fuori, che sono donne vere, sono donne che si sono affermate. Per esempio questa della copertina è una donna, Anna de Mendoza, una donna potentissima, bellissima, un intrigante, una donna che si esce fuori dalle pagine della storia, almeno io l'ho fatta uscire fuori, per fortuna. Ecco, a proposito dicevamo una trilogia che però non è realmente una trilogia. Sì, perché io volevo fare un libro sugli Asburgo, perché mi sono chiesta come mai tutte le saghe che hanno fatto sui Medici, sui Borgia, sui Tudor, sulla più grande famiglia che ci sia mai stata nel mondo, gli Asburgo, non è stato fatto nulla. Quindi volevo fare questo libro sul 500, il secolo più incredibile, più terribile, più pieno di avvenimenti che ci sia mai stato, e però mi ha detto la Mondadori che non potevo farlo in un libro solo. Quindi per esaurire tutti i fatti del 500, tutta la storia degli Asburgo, ho dovuto dividerlo in tre, ma poiché ci sono dei personaggi miei e c'è un filo nero che lega i tre libri, i libri si possono leggere anche separatamente. Se uno vuole proprio leggerli dall'inizio del delitto fino alla soluzione, se li legge tutti e tre, altrimenti in ognuno c'è la possibilità di sapere quello che è successo prima. Un'ultima domanda prima di lasciarla andare di nuovo a sua firmacopia, che abbiamo visto sta svolgendo assai diligentemente e dedicando veramente a ciascuna persona un qualcosa di particolare. Sempre, io guardo la persona, non so disegnare, guardo la persona in faccia e mi lascio ispirare per fare la dedica. Ecco, quello che volevo chiederle è com'è l'esperienza di presentare un libro in una manifestazione come questa, come Liberi Nizza? La trovo bellissima, è la prima volta che vengo, trovo lo spazio incredibile, proprio adatto per parlare di cultura, di libri, di storie. Mi piacciono tutti gli editori, che è tutto mescolato, c'è il bar, c'è tutto, e poi la gente, ho visto che c'è tantissima gente molto interessata, ci sono anche bambini, cioè gente che non è per niente distratta, ma sono proprio qui per imparare qualcosa di più, per amare i libri un po' di più. Grazie mille, grazie di essere stata ai nostri microfoni. Grazie.